Ciao a tutti, sono Valentina Attuada. Questo che vi presento, vabbè, è solo uno dei tanti, una delle tante possibilità di vedere l'esperienza, no? L'esperienza umana sulla Terra. Gerarchia del cambiamento invertita. Poi vi dirò dove mi piace lavorare, su quale livello mi piace lavorare, ma vorrei invitare all'osservazione di questa cascata, fondamentalmente. Io non entro nel piano dello spirito, mi sembra che ci sia già lo spirito, chiamiamolo anche il transpersonale. Quindi parliamo sì di tutto l'aspetto invisibile, mistico, magico, l'inside della coscienza suprema e di noi come porzione di questo stream of consciousness. Il senso che è ciò di cui tanto si parla oggi, ma secondo me in modo un po' pericolosa, nel senso che si parla tanto di questo senso, no? Trova il tuo senso, trova il senso della tua vita, trova il senso della tua missione, no? Trova il tuo purpose e tutto andrà bene. Secondo me qui il senso è proprio più di ordine collettivo, come si dice, è più questo intento che fa parte della coscienza suprema nella quale siamo inseriti e quindi non è ancora nel piano dell'identità, nel piano che sta dentro, ma il senso è qualcosa che sta fuori, che sta in tutti noi, nel quale siamo immersi. E quindi non è tanto il se dare un senso alla mia vita, se non ce l'ho sono fregato, no? Dare un senso al mio lavoro, ai miei passi su questa terra, ma è stare immersa nel senso. Anche senza comprenderlo, così come non si comprende lo spirito, ma lo si può a sprazzi sperimentare, a sprazzi cogliere, a sprazzi riuscire a contemplarlo per un momento e dire allora è questo. E comunque ognuno, sia lo spirito che il senso, può dare qualsiasi tipo di interpretazione che valga per sé e che sia in questo caso questa, chiamiamola piramide della trasformazione, che sia al servizio della propria trasformazione, della propria evoluzione, inserito in un contesto collettivo, come se fossimo appunto, e lo siamo, delle porzioni di una danza, delle porzioni in danza, in movimento di questa coscienza suprema nella quale siamo immersi. Quando arriviamo sul piano dell'identità, arriviamo un po' dove mi piace lavorare, dove mi sento più comoda a lavorare. Quando io uso il termine big dream surfing e parlo di manifestazione, vado dritta come un treno a proposito di treni verso l'infinito e oltre, probabilmente verso il suicidio, speriamo sia un suicidio dell'ego e non di altro. Vado dritta come un treno perché sì, è un termine che uso americano, inglese, perché surf non ho trovato una traduzione altrettanto efficace. Ma penso ai big wave surfers, i surfisti di onde giganti di Nazaré, per esempio, portoghese. Quindi già il surf è uno sport estremo. Ma lì proprio, se più mi documentavo, più mi vedevo, più capivo questi superumani, questi supereroi che seguivano una forza magnetica che era fuori da loro. Era fuori da loro, per le quali surfavano queste onde giganti. Cadevano, rischiavano la morte, uscivano, bevevano un sorso d'acqua e rientravano a provarci ancora. E quanto hai bisogno di sentirti piccolo e immenso allo stesso tempo, quanto hai bisogno di abbandonarti alla natura ma essere in piena padronanza, che non è controllo, perché se cerchi di controllare un'onda sei un folle. Sei folle lo stesso ad andarci, però stai cercando di padroneggiare un movimento in una danza perfetta e allo stesso tempo c'è la resa. Quindi la resa quel movimento molto maggiore di te. Quindi Big Dream Surfing per me, che comunque è inserito in questo, viene anche da tutto ciò. Cioè io sono sorella della biotrans energetica, è la mia, sono più grande di un anno. Stessa madre, stesso padre, stessa casa per tanti anni. Poi vabbè, averla studiata e quindi Big Dream Surfing è inserito all'interno ovviamente di questo panorama transpersonale. Ma quando arrivo all'identità, stavo dicendo, quando arrivo all'identità e quindi quando parlo di Big Dream Surfing e quando parlo, passatemi l'inglese, alla Dream Identity, no? Un po' il Dream vediamolo anche come Dharma, come Daimon, come, no? Il Big Dream non è il mio sogno più grande a proposito di successo, è l'insieme di tutti i miei sogni, è il modo ulteriore, è il modo col quale voglio camminare su questa terra e sento che sia
la cosa giusta per la manifestazione del pieno potenziale della mia anima, che non è il mio pieno potenziale in un paradigma di performance, di efficacia, di obiettivi, ma è il pieno potenziale espresso in questa dimensione qua, in questa dimensione che attraverso il surf, la padronanza di questa tavola, di questa esperienza, può generare individualmente o collettivamente un salto quantico sull'altra dimensione. Quando questo big dream surfing è collettivo, boom, c'è la speranza, la possibilità, a mio avviso, di un salto quantico nell'altra dimensione, in cui anche lì è tutto giusto così com'è, anche lì io posso essere grata e posso essere connessa, posso essere nel flusso, ma sono potenzialmente, sono pienamente espressa nel mio potenziale, ognuno di noi lo è. Il mio potenziale della mia anima e non della mia efficacia personale. Quindi la Dream Identity, quando invito a connettersi alla visione e scriverla ripetutamente, no? Perché è il pensiero che si fa corpo, cioè scriverla a mano anche ancora meglio, ma portare la visione costantemente, non solo una volta, sulla materia, manifestare, rendere manifesto, rendere fisico, rendere empirico qualcosa che sta nel mondo delle idee, della fantasia, della visione, del sogno, inizia il viaggio di scoperta della responsabilità personale, inizia il viaggio dell'azione, inizia il viaggio della scelta di come io navigo questa danza continua di stimolo-risposta che siamo, perché no, siamo sempre una risposta, uno stimolo interno, interiore o esterno, no? Un ricordo, una visione, un'immagine, una parola, un profumo, un'azione, una emergenza. E quindi sul piano dell'identità, sul quale mi piace lavorare, sì, è qualcosa di molto pratico, molto nel qui ed ora, molto ok, mi arriva questo stimolo, come rispondo? Ok, mi arriva questo stimolo, come rispondo? Ovviamente quello che c'è sopra, cioè tu man mano, se lavori sopra, a cascata va e produce un cambiamento sotto, no? Però quando io inizio sul piano, quando sono nella veglia e lavoro alla mia identità che sta lì nella visione, cosa succede? Che riesco a produrre trasformazione nell'esistenza, cioè in tutto il resto, in una maniera transpersonale, in una maniera immediata, cioè non mediata, in una maniera disidentificata. No, come lavorare all'identità mi facilita la disidentificazione? Sì, perché l'identità messa lì su quel piano è un'identità fatta semplicemente di sentirmi nel mio posto. Ovunque io vada, sentirmi a casa ovunque io vada, essere l'adulto nella stanza in qualunque momento. Quindi l'adulto nella stanza cos'è? È colui che dice al mio ego, immaginiamo, dividiamo ego e sé, dove l'ego è quel cappello, dove sotto c'è anche il mio bimbo interiore. Quindi il mio ego è meraviglioso tanto quanto tante delle cose che abbraccia. Ed è giusto da coccolare, da dirgli le cose che vuole sentirsi dire, è giusto da appunto essere quell'adulto, quel genitore, infatti non uso né madre né padre, giusto di quel genitore che lo vede, che vede quel bambino, che vede quelle necessità, perché dico sempre, no, c'è l'ego che ha una voce, la voce del sé, dell'intuizione, quella pura, no, dell'ispirazione, sono cool, calm and collected, la voce del sé è lì, bella tranquilla, che ti parla e ti dice la direzione è quella lì. Mentre c'è l'ego che ti arriva con tutti i dati, l'intuizione non è logica, no? La chiamata non è logica, è direzione, è di lì. Oppure è di lì, no? E l'ego, così come lo sto disegnando in questo momento, no? Questo complesso meraviglioso che fa parte anch'esso di noi, però ti parla estremamente logico, portandoti no, tutte le prove che lì andare di lì è pericoloso, e parla altissimo, parla, cioè c'è questa cosa, no? È uno spettacolo da sentire quest'ego, è molto convincente, no? E ovviamente c'è sotto la voce del sé con tutta la sua grazia, anzi forse a volte non è neanche una voce, è semplicemente un... E quindi c'è bisogno di tanto lavoro su
sull'identità per dare ascolto alle voci giuste interiori. Quando dico giuste intendo quelle al servizio nostro, della nostra trasformazione, evoluzione, crescita individuale e collettiva. Dico proprio quella voce che quando io dico ok, aspetta, non ho bisogno di prove, grazie mille, ti chiamo quando ho bisogno, in questo momento ho bisogno di uscire, ho bisogno di non avere paura, ho bisogno di fare quel passo fuori, ho bisogno di credere che quella visione che ho di me, cito Almodóvar, uno ta è tanto più autentico quanto più si avvicina all'idea che aveva di sé. Quindi vedo quella visione, adesso ho bisogno di andare lì, ti ringrazio, Ego, vieni. I've got this, no? Ci penso io, va tutto bene. Vieni, siamo al sicuro, siamo a casa, siamo nel mio posto, perché? Perché ho visto. Ho la visione mia, la visione collettiva di quest'altra dimensione che è la mia portata e ci arrivo grazie alla mia gratitudine di dire pausa sulla gratitudine e ci arrivo, no? Ho la possibilità di arrivarci con un salto quantico nel quale io prima agisco la mia identità e poi ci arrivo. Quello era l'agire come se di cui parlavo prima, no? Io la vedo. Siamo già passati dallo spirito e dal senso, no? Ma io la vedo, vedo la visione e agisco in quel modo. Io agisco come quell'identità, quella mia dream identity che cammina su questa terra in questo modo, che quando entro in una stanza ispira questo, che quando parla arriva al cuore, che quando vive, quando gli succede uno stimolo reagisce in questo modo e genera vibrazione e bellezza in quest'altro modo. È la persona che nella sua famiglia, all'interno delle sue mura, porta questo, porta pace, porta calore e questo genera, no? Perché so che sono interconnessa, so che faccio parte di un tutt'uno, so che posso avere un certo tipo di impatto. Diventa tutto così più grande di me la mia giusta azione, che non posso più che seguirla quella visione, agendo come se non ci credo, c'è cioè ancora l'ego, non ci credo, ma dove cacchio vai? Ma cosa fai? Ma chi credi di essere? Non ce la farai mai, ma stai nel tuo quadratino, ma sarai abbastanza, ma sarai sufficiente, ma devi farne di strada. Ego, ti ringrazio, potresti aver ragione, mi hai portato fino a qua, il mio senso di colpa mi ha reso una persona stupenda, se no chissà cosa avrei fatto, il senso d'ansia mi ha fatto produrre un sacco di cose interessanti, il mio bisogno di riconoscimento mi ha fatto fare degli step importanti, grazie. Posso andare di lì e agisco come se, reagisco come se e vado avanti. Mi accorgo che lavorando sul piano dell'identità i valori cambiano, le credenze cambiano, le mie potenzialità o possibilità o capacità, i miei comportamenti cambiano, l'ambiente cambia e quindi anche i bisogni cambiano. Se io invece parto da sotto, inizio a lavorare i miei bisogni, ho bisogno di questo, allora vado dietro a questo bisogno e quindi cioè, oppure cambio il mio ambiente, no? Banalmente voglio dimagrire 10 kg, no? Per un bisogno di XYZ, quindi cambio il mio ambiente, cambio il mio frigorifero, mi iscrivo in palestra, comportamento, inizio ad agire in quest'altro modo, quindi potenzio le mie capacità, no, faccio questo sport invece che quest'altro, mangio in questo modo, ah, no, credo che essere in salute, avere, sia la cosa più... insomma, che sforzo la risalita. Vado sul piano dell'identità, ho messo quella dei chili, scusatemi, ma insomma, veramente mettiamoci ognuno la propria, vado sul piano dell'identità. E connetto con la visione, sto finendo, giuro, connetto con la visione di una persona che ama il suo corpo, una persona che è in sintonia con le proprie cellule sono in sintonia con le cellule esterne, respira aria buona ed è elastica ed è tonica per muoversi nel mondo nel modo migliore e che, insomma, inizio a viaggiare come siamo fatti così all'interno del mio corpo, sempre in questo esempio dei chili, del corpo, eccetera, no? E poi quando arrivi lì magari ti accorgi che non hai più bisogno perché magari in realtà stavi già bene così o magari veramente devi raggiungere quell'idea di te stesso tanto più autentica perché? Perché magari ti accorgi che quei chili di troppo non sono un'estetica o non sono un problema fisico ma sono un abbandono, uno scollamento dal tuo corpo che hai bisogno di ricontattare. Chi lo sa? Quando sei nell'identità ti accorgi se sei nel giusto posto o no? E da lì vivendo quell'identità, quindi surfando quell'onda, tutte le altre cose incontrano il loro posto e io le osservo, le contemplo e soprattutto inizio ad essere io quello stimolo a cui il mondo esterno può rispondere.